ok Rispondo a una mia cara amica, allora il controllo, eh, io ho messo un post sul controllo. Eh, il controllo, eh, controllo e libertà eh, sono due frasi, eh, ma eh, tutti vogliono essere liberi e tutti non vogliono essere controllati. Ma il controllo Dipende cosa diciamo per controllo, perché il controllo sicuramente dà molto fastidio alle persone che devono fare qualcosa che non è tanto regolare, tanto legittima. Chi sono le persone che hanno paura del controllo o che il controllo gli dà fastidio? Sono le persone che. Eh, sicuramente eh, fanno delle cose che non sono regolari. Ricordiamoci che eh, dobbiamo ringraziare le telecamere e le intercettazioni telefoniche e i controlli eh, scientifici sul DNA se oggi riusciamo a trovare eh, i cattivi, quelle persone che hanno violentato, quelle persone che hanno minacciato telefonicamente eh, delle persone indifese. Dobbiamo ringraziare quella telecamera che ha trovato quel gruppo di persone che hanno violentato una ragazza eh, dobbiamo ringraziare l'esame del DNA che eh, ci ha fatto risalire al violentatore all'omicida eh, cioè, ehm, già dal primo momento che hanno che alcuni comuni hanno messo in ehm, eh, diciamo hanno montato le telecamere un sacco di persone erano contrarie perché non erano pronti a questa idea però vi posso assicurare che a nessuno gliene frega se voi fate qualcosa di positivo o fate qualcosa all'interno tra virgolette della vostra privacy pulita le telecamere servono a vedere, a vedere, se è successa qualcosa, cioè, scusate, se è successo qualcosa e tempo dopo, eh, viene, viene vista quella cosa che è successa, cioè, per essere vista, non va a spiare eh, al momento quello che sta succedendo. E perciò servono solo per cose eh, per, per trovare i colpevoli. Ok, perciò una persona che è tranquilla, una persona che si comporta bene, una persona che non ruba, una persona che non tira pugni in faccia all'altro, una persona che non va fortissimo in macchina non ha questi problemi. Ok, non ha questi problemi. I problemi li hanno le persone che devono fare qualcosa di male. Ecco perché nel mio post scrivevo che quelli che stanno soffrendo di più oggi, che non possono uscire per questa quarantena, sono quelli proprio quelli che eh, oggi sicuramente erano a fare qualcosa di negativo. Ok? Cioè chi oggi. Eh, eh, voleva andare a rubare chi oggi voleva andare a trovare eh, la donna da violentare, ok? Chi oggi doveva andare a fare eh, eh, gli scippi di borse, chi oggi doveva andare a fare a rubare i portafogli, chi oggi doveva truffare, ok? Una persona tranquilla, una persona normale, sì. Gli dispiace che non può andare a fare la passeggiata, ma sicuramente non soffre di essere beccato come quello lì che esce di casa e, e ha paura che lo fermano perché ha due chili di eh, droga eh, in macchina. Ok, è questo che volevo dire. Il controllo. Perché ognuno di noi si lamenta del controllo, però quando vi rubano la macchina siete primi ad andare al supermercato a dire per favore mi fate vedere se qualcuno ha, eh, ha rubato la mia macchina. Quando vi rubano in casa so, siete primi a cercare se c'è qualche telecamera o qualcosa che abbia visto i ladri. Ok? Quando qualcuno vi fa delle minacce telefoniche o qualcuno vi distrugge qualcosa, siete primi ad andare dai carabinieri a dire per favore trovatelo. Ok. Perciò, quando eh, scrivete post nei social, usate un pochettino, eh, più neuroni, ragionare un pochettino di più e mettersi anche nei panni. Mm, delle brave persone nei panni delle cattive persone, e poi pesare, valutare.